Allora, sono riuscito a risolvere i problemi di segnalibri per dirvi le cose che devo leggere. Allora, tra i tanti artisti che io stimo, ce n'è uno in Italia che si chiama Stefano Bollani. Magari molti di voi l'avranno conosciuto su Rai 3 quando ha presentato il suo programma. Io invece voglio parlarvi oggi del suo libro in cui lui parla apertamente di musica. E un passaggio molto importante che a me ha fatto riflettere tantissimo è quando lui parla del concetto di essere famosi. In un pezzo del libro lui dice: oggi noi prendiamo un disco perché magari riteniamo quell'artista famoso. Però, questo è un po' il primo livello di lettura di questo concetto. Se noi andassimo, ad esempio, al centro dell'Africa e portassimo questo artista lì, potrebbe essere famoso quanto lo stiamo definendo noi qui? Assolutamente no. E quindi lui inizia ad esprimere il concetto della relatività anche in questo discorso dell'essere famosi. Allora a quel punto io, riflettendo, ho pensato, beh, allora a questo punto ognuno di noi nel suo piccolo può essere ritenuto famoso, tra virgolette. E allora ho riassunto un po' questo concetto dicendo a me stesso, vabbè, allora a questo punto anche l'idraulico sotto casa che ha una sorta di clientela, per la sua clientela è famoso perché risolve problematiche e così via. E quindi ho iniziato un po' a diciamo crescere anche, no, interiormente, pensando che in realtà essere famosi in realtà non vuol dire quanti dischi hai venduto, quante interviste. Sì, quello fa parte della parte mediatica, no, del fare l'artista o comunque suonare, eccetera. In realtà, secondo me, puoi essere famoso anche solamente se, non lo so, tua figlia, tua moglie, i tuoi genitori, i tuoi amici, per loro magari sei già famoso. E quindi questo a me ha dato una grande soddisfazione, cioè mi ha tolto un peso e mi ha fatto capire che alla fine io devo suonare prima di tutto per me stesso e per piacere alle persone che sono intorno a me. Poi, se piaccio anche ad altri, ben venga, perché no? Se poi loro mi fanno diventare famoso anche per gli altri, va bene. Però non è detto che poi The Lord sia famoso in tutto il mondo. E poi in realtà, quale mondo? Se io inizio a pensare che possono esistere altri mondi paralleli o universi, e mi fermo qui. Vi leggo alcuni pensieri. I generi musicali. I generi musicali sono nati per poter parlare di musica e sono diventati una moda, portandosi dietro culture, contesti sociali, ma anche idiosincrasie. 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 Può capitare che una persona non vada ad ascoltare un concerto perché sulla locandina c'è scritto jazz, senza sapere che si sarebbe trovato di fronte Richard Galliano, un sublime fisarmonicista che lo avrebbe fatto impazzire con i valzer parigini, i tanghi e molte altre cose bellissime. Il genere musicale può creare una barriera e spaventarci, e così perdiamo la possibilità di provare certe emozioni e di cibarci di cose nuove. Bisogna sapere cosa cercare nella musica, come nella vita. Chi cerca, trova, dice il saggio. Se decido, tavolino, che una donna è bella solo se è alta o se è bionda, allora è finita. Mi sottraggo da tutta una serie di esperienze possibili. Quello che voglio lasciarvi oggi, dopo avervi raccontato i miei viaggi mentali sull'essere famosi, che sono identici ai suoi, e avervi letto questo passaggio, è di andare alla scoperta di cose nuove, cioè di non mettervi dei paletti, insomma. Cioè, come dice lui, cioè non è che io devo andare solo con le donne bionde perché le donne bionde sono belle. Assolutamente, in ogni donna posso trovare una cosa bellissima, stupenda, che mi fa diventare quella donna bella. Perché in realtà sono io che decido che cos'è bello. E quindi usate la vostra curiosità e non rimanete a poltrire sul divano. Per chi fosse interessato, questo è il libro. Trovate il link in descrizione se volete leggerlo. Se l'avete già letto, parliamone assieme. Magari a voi non è piaciuto così tanto, fatemelo sapere.